Nemmeno la festività di Ognissanti ferma Barbara D'Urso, che ha incentrato una parte dello show su Grande Fratello VIP, all'indomani della semifinale, invitando in studio Antonella Mosetti, la figlia Asia Nuccetelli e Giulia De Lellis. A sorpresa, più dei battibecchi ormai scontati tra le Mosetti e la fidanzata di Andrea Damante, a far parlare è la stessa Barbarella, che si è scontrata in modo piuttosto pesante con Antonella. La showgirl lanciata da Nonella Rai è infatti intervenuta ancora una volta in difesa della figlia, sempre sotto accusa per il suo avvicinamento ad Amante che l'ha portata quasi alla rissa con Giulia De Lellis. Tu che sei madre probabilmente, anzi credi sicuramente mi capirai, ha detto rivolgendosi alla D'Urso, quando attaccano tua figlia e le augurano addirittura la morte, oppure non può uscire di casa perché qualcuno la vuole malmenare, è normale che si è costretti ad intervenire, anche perché lei non ha fatto nulla. Delle minacce di morte a Asia aveva già parlato il padre Alex Nuccetelli. In questo caso, però, a stupire è la reazione della D'Urso. C'è una piccola differenza, ma non è presunzione tra me e te. I miei figli non vogliono neanche che si sappia che sono miei figli. Io non andrei mai a GF con mio figlio, non lo metterei mai in una situazione del genere. Nel momento in cui accade, purtroppo, devi essere pronta ad una cosa del genere. Secondo molti spettatori da casa, Barbara D'Urso sembrerebbe schierata dalla parte di Giulia, contro le Mosetti. Lo scontro, però, non finisce qui. Dopo un'interruzione pubblicitaria, ha suscitato scalpore una nuova dichiarazione della D'Urso. Secondo la conduttrice, nel fuori onda Antonella avrebbe detto: è finito questo bel programma? Una dichiarazione su cui Barbarella non è disposta a passare sopra. Antonella, le abbiamo sentite tutte le tue parole. Mi dispiace, sai, il programma è quello che è. La D'Urso, inoltre, oggi ne ha per tutti. Così, alla constatazione di Anna Laura Ribas sul fatto che chiunque può intervenire in trasmissione per parlare del GF VIP, lei risponde: molti concorrenti sono venuti, altri invece non li inviterò. Il riferimento potrebbe essere a Stefano Bettarini, cui Barbara è stata legata in passato da una relazione. Dopo le rivelazioni di lui sui suoi tradimenti ai danni di Simone Aventura, che qualche settimana fa fecero tanto scandalo e di cui oggi tutti sembrano essersi dimenticati, la D'Urso disse: dico solo che gli uomini, quelli veri, non dovrebbero vantarsi delle loro conquiste, soprattutto se sono all'interno della casa del Grande Fratello. I veri maschi non fanno la lista della spesa. Difficilmente, dunque, vedremo mai nel salotto di pomeriggio 5 il Betta, che pure potrebbe vincere. È uno dei finalisti. Probabilmente, peraltro, non vi riappariranno mai più neppure le Mosetti. Chi se ne frega.